Partiamo dalla fine di una serata allucinante, meglio lasciar perdere per il momento l'inizio. Le parole di Nicola Canonico in sala Fesce nel dopogara tuonano nel comunicare l'avvenuto esonero qualche minuto prima di mister Massimo Brambilla. L'attuale proprietario del Foggia avrebbe certamente gradito le dimissioni a fine partita da parte dell'allenatore di Vimercate. A giustificarle, dice Canonico, è il bilancio negativo prodotto dalla squadra in questo inizio di campionato, ma così non è stato. Le dimissioni da parte di Brambilla non sono arrivate. La cosa sicura, aggiunge l'attuale proprietario della società rossonera, è che il Foggia avrà comunque un nuovo allenatore in panchina in occasione della trasferta di domenica prossima al Partenio di Avellino. Sarà Ezio Lino Capuano, l'ennesimo allenatore negli ultimi 3 anni a sedere sulla panchina del Foggia, quel Capuano che proprio ieri sera ha assistito in tribuna superiore laterale a Foggia Giuliano? Staremo a vedere. Certo è che chiunque arrivi dovrà far fronte ad una complicata situazione di una squadra già sotto di 2 reti dopo 36 minuti di gioco, grazie ad una doppietta di De Rosa. Al 18esimo, dopo una sventola su punizione di Giorgione respinta da Perina, De Rosa prende palla sulla destra e da posizione decentrata lascia partire da fuori area un tiro a giro con la sfera che scheggia prima sotto la traversa e termina poi in rete. 18 minuti dopo il raddoppio con un tap-in dopo un'altra respinta di Perina su tiro di Ingiambe. Poco o nulla da parte del Foggia nella prima frazione di gioco, se non colpi di testa, tentativi terminati a lato, anche una traversa colpita da Salines al 29esimo. Alla fine della prima frazione di gioco arriva però un cadeau dei campani che riapre la partita. Murano riesce a tirare dalla linea di fondo campo, l'estremo difensore non blocca il pallone sulla linea di porta ed è l'1-2 nel secondo tempo. Un Foggia più volitivo e generoso, anche rivitalizzato dalle diverse sostituzioni, cerca disperatamente il pareggio, ma il Giuliano è bravo a reggere l'urto, come evidenzia in sala stampa l'allenatore dei gialloblu, Bertotto. C'è da dire che al Foggia gira alle spalle anche la Dea Fortuna. Al 74esimo Santaniello, entrato d'inizio ripresa al posto di Zunno, colpisce anche lui la traversa della porta campana. Il match si chiude mestamente con una espulsione per doppia ammonizione di Ercolani. Al termine fischi e cori di delusione da parte del pubblico dello Zaccheria, sceso già a quota 5.312 dopo i 6.000-7.000 delle prime gare casalinghe di quest'anno. Una quota, quella di 5.312, comprensiva dei 4.248 abbonati. Ciò vuol dire che, a parte i tesserati, sono stati solo poco più di 1.000 i foggiani che sono accorsi allo stadio dopo la debacle di Benevento. Nicola Canonico: penso che questa è una scelta obbligata, quella di mandare via Brambilla. E mi sarei aspettato da parte sua le dimissioni, viste le figuracce che abbiamo fatto in queste 6 giornate. E purtroppo il calcio, quando diciamo uno non si dimette ed è attaccato a un contratto, è giusto che la società esonera l'allenatore. Quando c'è un esonero è sempre un fallimento del club, quindi ho la responsabilità su tutti, quindi chiedo scusa ai nostri tifosi davvero con la massima umiltà. Ci siamo rialzati da Boscaglia, no? E ci rialzeremo anche da Brambilla, entrambi con la B. Forse porta male prendere gli allenatori che si chiamano con la B come cognome. Bisogna avere la serenità di fare questa valutazione sul nuovo, che deve saper gestire un gruppo di giocatori importanti, ma che abbia anche personalità all'interno dello spogliatoio, perché quando qualcosa non va è giusto che interviene direttamente lui.